Finalmente! Voi, che bello! Siamo tornati alla vittoria, dai dai, eh! Vittoria comunque strameritata questa volta, eh! Perché si sa vedere tutto, che io sono fissato, no? Vedere, diciamo, tutti i puntini, no? Tutte le rosine, si sa vedere tutto, bimbi, è strameritata. Sia perché in primis siamo andati giù a Brescia, che Brescia quest'anno in casa, più che giù in casa, si gioca nella loro fortezza, perché tutte le squadre vanno lì bene o male, a parte noi, per ora, mi pare. Ci sorta male, possono anche vincere, ma non giocano bene, di solito. Quindi questo in primis. Poi, per arrivare alla stazione attuale di Livorno, non so, stasera è stata una vittoria strameritata. Perché davvero il Livorno ha giocato bene, è stata una vittoria netta, è stato più peroso di Brescia, e bisogna dirlo, è vero. E niente, io sono contento perché dopo 168 partite, partite tra l'altro di sofferenza, di sconfitte meritate, pareggi meritati, tutte queste stronzate lì, abbiamo finalmente interrotto questa maledizione, perché per me era una maledizione, ragazzi. Sembrava veramente che anche pur provandoci non riuscivamo a vincere, a tornare alla vittoria. Finalmente si è bloccato e io veramente spero che non sia un ritorno alla vittoria, ma spero veramente possa essere una sorta di inizio. Un inizio che davvero, non so, possa cambiare tra virgolette le sorti di questo Livorno, che in primis, data la situazione, possa permetterci di salvarci, appunto, perché sembra una volata, però a parte il fatto che la Serie B è stretta, nel senso, cioè nei giri di tre punti ti puoi trovarti veramente in zona playoff, per dire. Però davvero, data la situazione, in primis guardiamo di salvarci, anche se veramente siamo proprio terra terra, perché con tutto il rispetto per le altre, se Livorno collettivamente, non finirò mai di dirlo, seppur non è eccezionale per la categoria, perché lì comunque mi sono un po' reso conto che forse avevo sopravvalutato la squadra, rimango tuttora convinto che nonostante tutto Livorno non sia per la squadraccia che debba appunto lottare per non retrocedere, ecco. Se non è tuttora ha le qualità per poter lottare almeno per i playoff. Io non voglio portarne merda né tante altre cose, però io rimango tuttora convinto, perché se Livorno gioca con la voglia, con la grinta giusta, e giocano giocatori che secondo me sono irrimovibili, cosa che, parentesi, poi dopo nel caso ne parleremo, cosa che fra l'altro alcuni di questi mutino faceva giocare, forse arriva anche il discorso appunto allenatori, cioè Livorno secondo me tuttora è una squadra che può fare benissimo i playoff. Chiaramente la situazione attuale non è delle migliori, e appunto per questo è su questa Savin che mi riferivo sul discorso inizio. Io spero che questa Savin non sia stato un ritorno, diciamo, alla vittoria, ma bensì possa essere un inizio di buonissime prestazioni, e spero anche di buonissime vittorie, che appunto poi forse, dato che siamo comunque a metà, possa permetterci, perché no, eventualmente di provare a entrare nei playoff. Ecco, era questo il discorso. Comunque, appunto, siamo tornati alla vittoria, vittoria che però ho per il mio è stata condizionata da alcune cose, in primis dall'esonero di Mutti e dal ritorno di Panucci. Allora, eccovi, torniamo sul discorso come ho detto prima, ovvero sul discorso Mutti e sulle scelte di Mutti. Allora, io do appunto un buon 70% di colpe, tra virgolette, che però non era colpa, di merito, vai, al discorso cambio allenatore. Allora, in primis, secondo, io sono contento sul fatto che sia stato Panucci, perché comunque uno, conosce la squadra, e due, se fa quello che ha detto mi garba, cioè mi garba cosa vuole fa e appunto cosa ha detto, ovvero in poche parole, per chi non lo sapesse o per chi non l'avesse sentito, praticamente il succo di quello che, diciamo, ha detto alla presentazione, alla ripresentazione, è stato, dice: sono tornato, vi ho visto una squadra parecchio demoralizzata, cercherò di comunque di provare a sistemare le osie, e fra l'altro una, questa è un'aggiunta per me, chi non ha voglia, chi non crede, no, diciamo, in questa squadra, nel poter sistemare le ossi, per me può benissimo andare via, o perlomeno può smettere di giocare, ecco. E quindi mi ha garbato per quello. E poi seconda ossa, mi ha garbato perché almeno per questa partita lì Panucci ha già fatto giocare giocatori che Mutti non faceva giocare. Quindi ora si stanno, diciamo, voglio appunto, come detto prima, attaccare al discorso delle scelte e dei giocatori che sono irrimovibili.
Vedi per esempio Schiavone, quindi diciamo che sono contento appunto perché è tornato Panucci, insomma perlomeno si è cambiato allenatore e poi perché appunto per ora, almeno questa partita lì, ha fatto già giocatori che per me non dovrebbero mai star fuori. Ecco, vedi ad esempio Schiavone e quando ha voglia vai usci, dine due. Insomma, quindi io dando diciamo dei meriti, io direi che un buon 70%, come ho detto, è stato grazie ai senatori. Il 30% io sto, secondo me, lo do all'orgoglio dei giocatori stessi, perché secondo me anche i giocatori sentivano, no, il peso di questa Savi, ma non tanto, diciamo, il discorso di essere, diciamo, colpevoli, no, della situazione attuale del Livorno, ma proprio a livello d'orgoglio, nel senso, cazzo, ma io come giocatore e come squadra, secondo me, non bisogna. È ingiusto, e se qua bisogna fare qualcosa. E io. Sarà che forse sarò lesionato su questa serie, però già all'esultanza dei giocatori, di ogni singolo giocatore, ci ho visto un qualcosa. Già in primis, quando ha fatto quel vantaggiato, io ho visto una sorta di grido, urlo liberatorio, no? Nel senso che fra l'altro poi è andato sotto la curva, appunto, proprio diamoci si può fare. Proprio anche alla tifoseria, anche se ne ha tre gatti, però diamo, crediamoci si può fare. È già quello. Poi, quando ha fatto con Jenic, che è stato comunque il gol, che è stato poi il gol vittoria, il discorso di compattezza, no? Di unità, di unione della squadra, ovvero che ha fatto gol tutto addosso a Jenic, e anche per la sua meno è importante, data la situazione, perché tanta gente magari, non lo so, poteva essere demoralizzata o sfiduciata, magari continuava a perdere o prova a vincere, poteva andare a poco. E poi stesso socio ci ho rivisto nei gol di Borghese, che fra l'altro Borghese, ragazzi, con tutto rispetto, ha fatto più gol di Comi. Vale, perché Comi anche qua ha fatto uno, non sbaglio, mi ricordo solo quello su rigore all'andata all'Avellino, poi mi pare non abbia fatti altri, vorrei dire la cavolata, mi pare. Comunque Borghese, ragazzi, ancora un'altra volta, questa è una discorsa, ma parentesi, perché non l'ho ancora chiusa, io comunque per ora lo reputo veramente un acquisto strazzeccato, perché davvero, a parte che è andato via Kukoc, che per quanto visto Kukoc bimbi più o meno il cane, tra l'altro un vitello comunque, e poi bimbi di testa sono tutte sue, cioè ragazzi, in due partite ha fatto fra l'altro due gol, oltre a essere bravo in difesa, che per me mi garba, mi difensore, perché è massiccio, no, cioè si fa sentire, fa anche gol di testa, sono sue, quindi Borghese per ora acquista azzeccatissimo. E niente, chiudiamo questa parentesi, no, discorsi di prima. Quindi diciamo do un 70% meriti al campionatore e il 30% alla squadra barra giocatore in sé per sé. Va bene. Allora, comunque, ora tornando alla partita, a parlare della partita. Allora, io innanzitutto vorrei precisare che a parer mio Panucci ha fatto per metà una sorta di turnover, perché se si va a vedere non giocavano tutti i titolari, ma quasi, a partire solamente dalla difesa, perché a parte Borghese, che ha fatto un ottimo lavoro, secondo me la difesa non era diciamo, nel piano, no? Delle sue potenzialità, ovvero ad esempio Lambrughi non giocava, e non è che tornava dall'infortunio, che uno dice è diventato dopo, no, era squalificato, almeno io so così. Quindi già quello, Lambrughi, secondo me è un tassello fondamentale per la difesa, già lui non giocava, quindi già lì ha fatto una sorta di turnover, così come eventualmente ha provato a mettere Emerson, che è tornato dall'infortunio, già da prima, e a Regola, se non sbaglio, è tornato anche dalla squalifica, perché a Regola ha preso una giornata, quindi è passata, se non l'ha fatto Joao, per dire. Però comunque è stata una scelta azzeccata alla fine. Così come del resto, del provare a mettere Biagianti poi, subito dopo Pony, si è ripresa, perché Biagianti comunque non è un titolare, ha voluto levare Luci, cosa che non è stata una scelta diciamo dovuta, dato che era già stato ammonito di Schiava di prendere il sodo giallo, perché era lì per fare addirittura un altro fallo da giallo. Insomma, resta di fatto che Baez, ecco, un altro che comunque è stato un giovane che io credo che tuttora, se poi non sia male, eh. Non è da mettere titolare per ora. Se vuoi fare già Pasquato, anche se Pasquato ha detto che per ora sembrerebbe voler andare via. Insomma, resta di fatto che ha messo Varcosina, che ha fatto una sorta di metà turnover, ha messo Varcosina che di solito non è titolare. Insomma, resta di fatto che sono state scelte azzeccate. E niente. Quindi, parlando della partita, mettiamoci anche il fattore, diciamo, metà turnover per il mio. Il Livorno, come ho già detto, ha fatto una buonissima partita. Allora, come sempre, parliamo di primo e secondo tempo.
Allora, primo tempo, Livorno, diciamo, ha, seppur non a livello di risultato, secondo me, ha inizialmente un po' accusato, no? Il super pressing del Brescia, perché Brescia all'inizio andava a manetta. Però grazie soprattutto a uno strepitoso Pinzolio, soprattutto proprio all'inizio, il Livorno non ha preso gomma, bensì è riuscito ad andare in vantaggio con un grandissimo gol di vantaggiato. C'è chi dice che l'abbia scazzato, chi no. Per me, ragazzi, vantaggiato, seppur fisicamente può non sembrare, tecnicamente, seppur non eccezionale, è bravo, ha una buona tecnica, ecco. E quindi, diciamo, quello lì, sì, forse è stato anche fortunoso, perché la presa di non trovarsi, di solito non trovarsi sulla pelle bene può andare in piccionaia. Non è stato così, addirittura ha tirato una bella bomba, quasi imprendibile per il portiere, insomma. È stato rifatto appunto a Livorno. È riuscito a finalizzare quanto creato ed è riuscito appunto ad andare in vantaggio, nonostante questo pressing del Brescia. Nonostante ciò, comunque, il Brescia giustamente non si è arreso, non si è demoralizzato e dopo 4-5 minuti è riuscito a pareggiare con Geico, si sembra pronunciava così, insomma. Un buon attaccante di prospettiva anche lui, che è il Brescia, insomma, 1-1. Finisce così il primo tempo, si va sul risultato, no? Di riposo, si va sull'1-1 a riposarci, perché sto cazzo sto dicendo, insomma. E così appunto finisce il primo tempo. Risultato giusto, perché anche se il Brescia poteva risultare un po' più offensivo e un po' più aggressivo, resta di fatto che a livello di occasioni più o meno il Livorno e il Brescia si equivalgono, ecco, per quanto riguarda il primo tempo. Inizia il secondo tempo, il Livorno sembra avere una marcia in più, perché il Brescia, oh, bimbi, però la benzina finisce. Il Livorno continua ad attaccare, resta di fatto che con Jelinic, seppur in maniera fortunosa, perché c'è stata una sorta di rimpallo e forse un piccolo errore a parte dei difensori del Brescia, Jelinic solo davanti al portiere, addirittura posizionato di destra, di prima intenzione, se la va a mettere sul sinistro, tira, boom, 2-1. Livorno in vantaggio, super mega festa, no? Perché comunque c'era, come ho detto prima, inizio video, tutto addosso a Jelinic, risultato. E insomma, quindi 2-1. Dopo poco, forse, guarda, voglio essere onesto, un'espulsione per metà ingiusta, perché secondo me l'arbitro ha visto non tanto quanto ha fatto poi di diciamo di dolore, di fisico, ma proprio a livello di la reazione, no? Proprio l'aggressività nel fallo, insomma, essere fatto che per metà ingiusta il Brescia rimane in 10, no? Punizione per il Livorno. Non mi ricordo chi è, la batte, la butta dentro, Borghese, come ho detto prima, di testa, schiocchiti, sigla il secondo gol per lui con la mano del Livorno, sigla il 3-1 per il Livorno, ancora liscio, perfetto, addosso a Borghese, no? Borghese stragasato, insomma, resta di fatto che Livorno, insomma, 3-1, partita comunque virtualmente chiusa, perché comunque il risultato del 3-1 più mettici anche l'espulsione. E niente, Livorno, diciamo, si placa un pochino, no? Diciamo, si calma un po'. Panucci, vabbè, fa le Panucci. Che la vostra Panucci, che Panucci è in tribuna, è squalificato, insomma. Tramite indicazione appunto di Panucci, di lui stesso, si mette, decide di far entrare, diciamo, qualche giocatore un po' più difensivo, vedi, infatti Lambrughi giustamente si protegge. Il Brescia prova a fare qualcosa, però niente di veramente, veramente pericoloso, forse una volta. Insomma, resta il fatto che non riesce a trovare il gol e la partita finisce così, 3-1. Chiaramente, questa è stata una sintesi abbastanza superficiale, solamente per raccontarvi un po' quanto è successo, ma lo vedrete poi, eventualmente, se vedrete appunto la lights. E niente, finisce così 3-1 e Brescia non riesce a trovare neanche magari il gol dell'eventuale 3-2. E niente, Livorno esce a testa altissima, sia per la prestazione che per il risultato, dal campo. E niente, siamo tornati appunto a fare questi 3 punti. E commenta a commento, come ho detto, non c'ho da dire altro, anzi forse ho detto in troppo. Vedo che dal cosino che il video sta durando più di 14 minuti, quasi 15. E niente, quindi questa era una sorta di commento barra sintesi della partita. Quindi, per concludere, vittoria sta meritata, io sono stracontento, spero che, anzi spero, credo che anche la tifoseria, quelli che tengono veramente a Livorno, non quelli che lo vanno a guardare ogni tanto, guardano la classifica e basta, siano attenti anche loro. La squadra c'è, sembrerebbe essere un po' tornata, il morale sembrerebbe essere alle stelle,
La voglia c'è. Ora la prossima si gioca in casa, quindi c'è in casa un fattore in più in teoria, no? Contro la Ternana, che è lì con noi in classifica. Speriamo di far bene. Io lo dico, non me ne frega niente di portare merda, perché tanto alla fine mi sono reso conto che dicendolo, il risultato fino a prima rimaneva uguale, purtroppo era sempre brutto. E niente, quindi il video, come detto prima, finisceva, arrivo alle conclusioni. Spero veramente di rivedere una squadra con la stessa voglia già dalla prossima partita, che si gioca fra l'altro in casa, come detto, con la Ternana. E niente, speriamo bene, dai. Io, boh, sono contento. Spero, come ho detto prima, non sia una casualità, ma spero possa essere il ritorno barra inizio. E via, arrivo a saluti. Dai, vi saluto. Ci vediamo al prossimo video, speriamo di vederci davvero con lo stesso sorriso e con la stessa voglia, anzi forse ancora più voglia di vedere il buono ancora più su, eh? Via. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.